Ma devo dire la verità, dare queste notizie è proprio risultato abbastanza pesante perché vedere e andare in queste attività e che constatare che gli hanno fatto danni per migliaia di euro e qualcuno, il bar, mi riferisco a quello che è successo durante la notte, e il bar, quello gestito dalla signora cinese che c'è in Viale Venezia di fronte alla banca dei Paschi di Monte, dei Paschi di Siena. E nell'arco di, sì, di diverso tempo, ma comunque 3 volte gli hanno fatto la spaccata, quindi oltre a portarle via il fondo cassa, ovviamente un sacco di danni, sicuramente almeno un migliaio di danni. La stessa cosa è avvenuta nel Carne al Fuoco, che c'è l'ex Tiffany, quello che c'è in Viale Umbria, favoriti stanno facendo dei lavori, quindi hanno messo delle protezioni, quindi il locale era praticamente nascosto, hanno staccato uno di quei basamenti di cemento, hanno spaccato la porta, sono entrati, fondo cassa anche lì credo un centinaio di euro e i danni. Siamo andati in entrambe le parti, c'erano 2 pattuglie diverse carabinieri, anche gli stessi carabinieri erano veramente, vedere l'espressione dei carabinieri proprio dire porca miseria, anche loro erano lì e dispiaciuti di quello che succedeva, si sentivano quasi. E poi la gente che passava, gli stessi gestori, c'era quella signora cinese che era quasi che stava per piangere, voglio dire, già è già dura a portare avanti l'attività. Poi c'è stato lo stesso durante la notte, il Corso del Popolo, un bar che è stato semplicemente vandalizzato. Ci sono dei giovani che di notte, dei giovani, ma anche meno giovani, insomma. Il problema purtroppo è sempre quello della droga che gira e questi che spacciano e questa è la situazione. Non facciamo altro che riportarla. Ovviamente ci dispiace veramente tanto perché è una cosa proprio veramente bruttissima vedere tutte queste attività così danneggiate, così sembra quasi che questi qui proprio abbiano come la certezza di rimanere impuniti e quindi c'è questa cosa, insomma. Quindi sappiamo che i carabinieri hanno fatto molti rilevamenti, molti rilievi, e quindi speriamo che identificano chi sono queste persone, anche se sembra quasi che ne mettono in galera due, ne salta fuori un altro. Quindi vabbè, buona domenica. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Jonathan Montanariello, presenta un'interrogazione al Consiglio Comunale riguardante il rapporto interlocutorio tra pubblico e istituzioni. La trasparenza di tale rapporto, secondo il consigliere, è ora molto soggettiva. La segnalazione sembra arrivare proprio dai cittadini che affermano che sulle pagine social del sindaco e di amministratori, se non si condivide ciò che viene affermato, si corre il rischio di essere bloccati. Ma c'è altro che sta accadendo nella rassegna stampa del comune di Chioggia, un servizio che viene pagato col denaro dei contribuenti. Qui sembra si stia attivando una specie di casualità di censura, come la chiama il consigliere. Sembra infatti che gli articoli che riguardano il consigliere Montanariello, quando descrivono una situazione in contrasto con l'amministrazione, non appaiano nella rassegna stessa. Nell'ultimo mese, accaduto lo scorso 16 ottobre, in cui il consigliere attaccava le strategie del governo e della filiera di destra, inclusa l'amministrazione comunale, sul mancato rimborso del fermopesca. Il 22 di ottobre, in cui non era accennata la denuncia del consigliere delle proteste sulle infiltrazioni alla Don Milani. E infine oggi, 27 ottobre, dove la denuncia del consigliere è rivolta alla mancanza di collegamenti con la frazione di Sant'Anna. Il consigliere si chiede se si tratti di una mera coincidenza o di censura istituzionale, di conseguenza, come si intenda agire nei confronti di chi realizza la rassegna stampa. Il consigliere chiede se si tratti di una mera coincidenza
o di censura istituzionale e di conseguenza come si intenda agire nei confronti di chi realizza la rassegna stampa. Tale situazione di fatto depotenzia attraverso un canale istituzionale l'operato di un amministratore pubblico e la sua visibilità. Una domanda aleggia: dove sta arrivando la nostra politica tra profili fake, persone bloccate sulle pagine social degli amministratori e articoli che riguardano situazioni in contrasto col pensiero dell'amministrazione e che causalmente quindi non vengono inserite nei canali istituzionali? I canali ufficiali devono essere strumenti di informazione e non di propaganda. Devono riportare in modo imparziale i fatti, compresi quelli che evidenziano problemi o critiche. Ignorare tali aspetti può generare un danno alla credibilità della stessa amministrazione. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Vi invito a guardare con attenzione, a seguire l'intervento, l'intervista che è stata fatta ieri in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile del comune di Arzergrande. C'è l'intervento del sindaco di Arzergrande, sindaco Lazzari, ma anche dell'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin, ingegnere Bottacin. E tanto complimenti agli uomini e alle donne della protezione civile lì in generale della nostra protezione civile del Veneto, ma lì ieri eravamo lì e quindi abbiamo visto veramente una grande partecipazione, una grande professionalità. Nell'intervento dell'assessore, devo dire la verità, c'erano alcuni passaggi che non ero a conoscenza, tra cui i complimenti che hanno ricevuto in occasione tempo fa di un evento particolare. Di alcuni diciamo, interventi che sono stati fatti dalla Protezione Civile del Veneto, sia in Emilia Romagna ma anche in Calabria, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha elogiato perché la nostra protezione è al massimo livello. Addirittura per il numero di volontari, tra l'altro il Veneto ci sono oltre 18.000 volontari, siamo inferiori leggermente all'Emilia Lombardia, ma la Lombardia è il doppio degli abitanti del Veneto, quindi ecco, ci sono quindi tanti passaggi molto interessanti. Credo che sia opportuno sapere, tra l'altro l'ho saputo, non lo sapevo, cioè sapevo che erano sempre diciamo in allenamento, ma anche per essere presenti per quanto riguarda la protezione civile bisogna fare un corso, tra cui anche il sindaco di Arzergrande ci ha raccontato appunto che l'ha fatto anche lui. Devo dire la verità, sarei curioso di sapere se un altro sindaco che è un po' tronfio, che si fa tanti selfie, ogni riferimento al sindaco di Chioggia è puramente voluto, ovviamente, se lui, che spesso si mette con tutta sta giacchetta della Protezione Civile, se ha fatto il corso. Sarei curioso di saperlo. Ci sono, a parte, diciamo, questa frecciatona al peggior sindaco che la città ha mai avuto negli ultimi 30 anni, e io credo che sia importante anche seguire un po' queste notizie perché queste persone, nostri concittadini, nostri, ci sono anche chioggiotti, i nostri corregionali, sempre pronti a intervenire quando c'è un'emergenza e anche per altre situazioni, magari meno di emergenza critica, ma a volte semplicemente costituire un ponte radio in modo tale da dare comunicazione durante alcuni eventi, perché altrimenti magari in certe situazioni non c'è la copertura del telefonino, può sembrare banale, ma non è assolutamente banale, soprattutto quando c'è necessità di un pronto intervento, di un pronto soccorso. Quindi vi invito a guardare questa intervista e questo intervento, questa registrazione dell'inaugurazione e complimenti ancora agli uomini e alle donne della Protezione Civile, veramente complimenti con tantissimo, proprio, con tantissimo rispetto e ringraziamento per quello che fate. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.
A Bibione nei giorni scorsi si è tenuta la terza edizione del Summit del Mare, che come tema aveva il lavoro e le varie sfaccettature che l'argomento tocca. L'evento è stato ideato dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto con lo scopo di incentivare il dialogo tra le amministrazioni, le associazioni di categoria, le aziende e i singoli imprenditori, concentrandosi sulle tematiche che possono portare a un turismo sostenibile. I 10 tavoli di confronto, coordinati da un primo cittadino della costa, si sono quindi focalizzati sul lavoro dignitoso e sulla crescita economica, cercando di trovare elementi comuni e iniziative condivise di sviluppo del litorale. È fondamentale, afferma Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale, risolvere il problema dei lavoratori stagionali, delle aziende, del lavoro declinato a 360 gradi. Chioggia, tavolo numero 8, ha avuto come tema da affrontare gli ammortizzatori sociali, ma tutti i tavoli hanno affrontato tematiche essenziali. Si dovrà discutere quindi di flessibilità, di semplificazione, di partite IVA, di lavoratori dipendenti. Dopo il Covid, il settore è entrato in difficoltà per la mancanza di personale, ha aggiunto il sindaco di San Michele al Tagliamento, Bibione, Flavio Maurutto, comune che ha ospitato appunto il summit. Il lavoro del comparto turistico deve diventare nuovamente attrattivo e deve andare verso una nuova dimensione che lo valorizzi. Il comune di Chioggia era presente col vice sindaco Elena Zennaro e con l'assessore Maria Rosa Boscolocchio.